Perché dovreste scegliere Microsoft 365? E soprattutto, quali sono le differenze più grandi rispetto al classico Office Home and Student? Ciao esperti, sono Gianfranco e lavoro con Microsoft come Digital Trainer. E bentornati su Microsoft Expert Zone Italia, il canale ufficiale dove potrete scoprire tutte le novità non solo di Office e Microsoft 365, ma anche di Windows 11, dell'ecosistema di Xbox e anche dell'intera famiglia Surface. Che stiate valutando l'acquisto di Office 2021 o delle nuove app premium di Office incluse in Microsoft 365 o che possediate già una versione precedente di Office come Office 2019, state sicuramente esaminando quali siano le migliori opzioni di acquisto sul mercato. Oggi quindi vi sveleremo, qualsiasi sia l'utilizzo che desideriate fare di Office, qual è l'opzione migliore per voi. E mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale di Microsoft Expert Zone Italia per entrare a far parte della nostra grande community di esperti e attivate la campanellina per non perdervi mai nessuno dei nostri video settimanali dedicati. E se volete scoprire i nostri tips and tricks Office, seguiteci anche su Instagram e Facebook, dove trovate i nostri caroselli esclusivi. E se avete dubbi o domande su qualsiasi prodotto o servizio Microsoft, scriveteci qui sotto nei commenti. Sia noi che gli altri membri della nostra community saranno pronti ad aiutarvi. E se invece volete parlare direttamente con noi in diretta, seguiteci su Twitch con le nostre divertentissime dirette dedicate al gaming. Bene, iniziamo! Partiamo da una premessa importante. La suite di Office inclusa all'interno degli abbonamenti di Microsoft 365 non è la stessa che potreste acquistare singolarmente tramite pacchetti di Office Home and Student 2021 o 2019 e nemmeno in pacchetti Office futuri a questi. Microsoft 365 include la suite completa delle app di Office in versione premium, caratterizzata da tantissime funzionalità avanzate, ideate per dimezzare, se non eliminare completamente, alcuni tediosi passaggi durante la creazione delle vostre presentazioni e dei vostri documenti. E molte di queste usano le nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale. E non sto esagerando, guardate questo video dedicato se volete scoprire come creare una presentazione in PowerPoint in pochissimi secondi, grazie alle funzionalità premium incluse in Microsoft 365. Vi anticipo solo che PowerPoint è in grado di effettuare in automatico la ricerca dei contenuti sugli argomenti che desiderate e di curare anche l'aspetto grafico della vostra presentazione, cosa che non è possibile fare in PowerPoint di Office Home and Student. Ma anche in Word troviamo molte funzionalità premium, come lo strumento ricerca. E persino io ho imparato a usare Excel semplicemente scaricando e modificando le centinaia di modelli professionali disponibili, inserendo i miei dati personali e senza conoscere nessuna formula di Excel, ma non ditelo a nessuno. Queste e tantissime altre funzionalità premium, nate per farvi risparmiare tempo prezioso, vengono aggiunte costantemente alle app di Office, se siete utenti Microsoft 365, mentre se avete acquistato Office Home and Student 2019, per esempio, l'unico modo che avrete per ricevere nuove funzionalità sarà quello di acquistare Office 2021, che naturalmente avrà più funzionalità di Office 2019, certo, ma nessuna di quelle esclusive disponibili per le app premium di Office di Microsoft 365. Desiderate conoscere quali funzionalità vengono aggiunte periodicamente a Microsoft 365 e come usarle
sfruttarle al meglio? Iscrivetevi, perché stiamo preparando una rubrica dedicata proprio a questo. Ok, abbiamo capito che le app di Office presenti in Microsoft 365 hanno più funzioni rispetto a quelle di Office Home and Student, ma ora vi svelerò un'altra cosa che forse è anche più impressionante delle funzionalità che abbiamo appena visto. Se possedete Office Home and Student, potete installare le app di Office solo su un PC o un Mac. Con Microsoft 365 invece non avrete nessun limite. Possedete più PC a casa? Bene, potrete installare Office su ognuno di questi PC illimitatamente e sfruttare su ognuno di loro qualsiasi delle app premium. Sicuramente possedete anche uno smartphone e un tablet, Android o Apple. E avete capito bene, potete scaricare e utilizzare le app di Office anche su tutti i vostri dispositivi portatili. E ciliegina sulla torta, avrete accesso anche ad alcune delle funzionalità premium di Office anche su tutte le app di Office sul web. Ciò significa che anche se non avete i vostri dispositivi con voi, potrete comunque accedere e modificare i vostri file da browser web, da qualsiasi dispositivo. E da qui passiamo direttamente al punto successivo. A differenza di Office Home and Student, Microsoft 365 include nell'abbonamento 1 terabyte di spazio di archiviazione cloud su OneDrive. Ed è qui che potete conservare tutti i vostri documenti di Office e accedervi immediatamente per modificarli, visualizzarli o condividerli con chi volete. Ma naturalmente OneDrive non è uno spazio limitato solo alla conservazione di questi file. Infatti potete utilizzarlo a vostro completo piacimento per conservare qualsiasi tipo di file o cartelle, rendendole accessibili ovunque voi siate. Se utilizzate un PC Windows, conoscete già la comodità di OneDrive, integrato all'interno di Esplora File, e la possibilità di effettuare un backup automatico all'occorrenza delle vostre cartelle più importanti. Stessa cosa anche per i vostri dispositivi mobile Apple o Android, che grazie a OneDrive ampliano il loro spazio di archiviazione virtuale di ben 1 terabyte. Senza dimenticare la comoda opzione per salvare sul cloud automaticamente tutte le vostre foto che scattate dalla fotocamera. Infine vi ricordo che qualsiasi documento di Office che avete su OneDrive può essere condiviso con chi volete per essere modificato in tempo reale insieme a tutte le persone con cui l'avete condiviso, sia da browser web che da app mobile, oltre che dispositivi desktop. Avete dei file estremamente sensibili e riservati che volete tenere lontani dagli occhi indiscreti? OneDrive include anche un vault personale, uno spazio sicuro e protetto da autenticazione multifattore, via scansione biometrica del volto, dell'impronta digitale, PIN o codici inviati tramite posta elettronica o SMS. Il vostro vault personale è inaccessibile anche se lasciate il vostro dispositivo sbloccato, perché viene chiuso e bloccato automaticamente dopo pochi minuti di inattività. E a differenza del vault personale presente in OneDrive gratuito, che vi ricordiamo è di 5 GB totali e che vi permette di conservare nella vostra cassaforte digitale fino a un massimo di 5 file, con Microsoft 365 non solo avrete a disposizione 1 terabyte
terabyte di spazio di archiviazione virtuale, ma potrete anche conservare illimitati file nel vostro vault personale. Fidatevi, potrei andare avanti all'infinito a raccontarvi i benefici di OneDrive, che da solo vale già il costo dell'intero abbonamento di Microsoft 365, e soprattutto perché mi ha letteralmente salvato la vita tantissime volte. E se volete scoprire come, guardate il nostro video dove lo racconto cliccando qui in alto. Come se non bastassero le app premium di Office disponibili per Windows, macOS, iOS e Android e l'integrazione di OneDrive, Microsoft 365 include, rispetto Office o Main Student, anche l'app desktop di Outlook, completa per PC o Mac, con tante funzionalità utili come i calendari condivisi, ma anche Microsoft Editor, l'assistente per la scrittura intelligente, integrato sia in Outlook che nelle app di Office, sia come estensione per il vostro browser web preferito. Quindi, qualsiasi cosa stiate scrivendo, Editor controllerà in tempo reale la vostra ortografia e grammatica in più di 20 lingue diverse. Non è ancora abbastanza? Bene, possedere un abbonamento Microsoft 365 vi permette di espandere anche le funzionalità delle app gratuite di Microsoft, come Microsoft Family Safety, Microsoft Teams e OneNote, che diventano anch'esse premium. Ok, Gianfranco, ci hai convinti, ma quanto costa questo abbonamento? Microsoft 365 costa da solo probabilmente anche meno dei vostri abbonamenti cloud, in quanto è disponibile nella versione personal a soli 69 euro l'anno per un utilizzo singolo, a differenza dei 149 euro che vi costa Office, Home e Student. Microsoft 365 però vi permette di risparmiare ancora di più. Se scegliete infatti la versione Family di Microsoft 365, potrete condividere l'abbonamento con altre 5 persone, andando a dividere la spesa dell'abbonamento per un totale di 6 utenti, pagando solo 16,50 euro l'anno. Ovviamente tutti quelli che condivideranno con voi l'abbonamento riceveranno tutti i benefici che vi ho raccontato precedentemente, quindi le app di Office su tutti i dispositivi e un terabyte di spazio cloud su OneDrive personale, per un totale di 6 terabyte massimi di archiviazione. E non serve essere in 6 per risparmiare, in quanto Microsoft 365 Family, se condiviso anche solo con una persona, costa meno che acquistare due abbonamenti singoli di Microsoft 365 Personal. E se poi nel futuro volete aggiungere altri utenti al vostro abbonamento, potete farlo senza problemi. Un consiglio: condividete questo video ai vostri amici e troverete sicuramente altri utenti pronti a condividere l'abbonamento. Infine, potrete trovare molte offerte che vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto di Microsoft 365. Io personalmente vi consiglio di acquistare Microsoft 365 dal vostro rivenditore di fiducia insieme ad un dispositivo idoneo, perché riceverete automaticamente 3 mesi extra di abbonamento per un totale di 15 mesi anziché 12. Ricordatevi che Microsoft 365 è cumulabile fino a un massimo di 5 anni, quindi non dovete attendere la scadenza di un abbonamento precedente per riscattare quello nuovo. Qualcuno di voi potrebbe pensare però al vantaggio di ricevere, insieme alla copia di Office o My Student, il supporto completo Microsoft senza costi aggiuntivi per tutte le app di Office per i primi 60 giorni. Non mi sono dimenticato di questo punto molto importante per alcuni di voi, e ovviamente nemmeno Microsoft.
Infatti con Microsoft 365 non otterrete il supporto tecnico di 60 giorni, ma lo otterrete per sempre, illimitatamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sia per Microsoft 365 Family o Personal, sia per Windows 10 o Windows 11. Ci sono altri mille motivi per considerare l'acquisto di Microsoft 365 e sicuramente tanti altri vantaggi che verranno aggiunti all'abbonamento nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E naturalmente vi racconteremo nel dettaglio ognuno di questi. Quindi iscrivetevi per non perdervi mai nessuna novità nel vostro abbonamento Microsoft 365. Bene, ora avete tutte le informazioni per decidere qual è il servizio più adatto a voi. E voi, cosa ne pensate di Microsoft 365? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E grazie per averci seguito fino alla fine. Ci vediamo ad un prossimo video esperti. Ciao!